Bentornati con Pokémon Nero, io sono DeffDL e l'ultima volta siamo entrati alla Lega Pokémon e abbiamo affrontato il Super 4. Oggi analizzeremo questa statua. E oggi, come anticipato nella scorsa parte, non sarà il video finale. Vedrete, vedrete, analizziamo la statua. Ok. Sì, la statua è tipo un teletrasporto, non si sa perché. Comunque siamo arrivati e come vedete c'è questa bellissima area enorme e ci sono queste scale sono bellissime, fate partire The Eye of the Tiger. Ok, va bene. Possiamo andare avanti al posto di dire cavolate e salire per queste lunghissime scale che non finiscono, non sono ancora finite. Ok, perfetto. Non sto premendo B perché non voglio correre qua. Entriamo in questa stanza. Wow. Bella questa stanza. Molto molto bella. Dà proprio l'idea di sfida finale. Non trovate? È finita. D'ora in avanti i Pokémon non verranno più imprigionati e costretti a lottare. È tutto merito del mio amico Zekrom. Sfoggia il titolo di campione, ma non sei riuscito a fermarmi. Lascia che io te lo dica. Ti sei proprio rammollito. Anni fa hai perso il tuo migliore amico Pokémon e per colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa ti sei messo a girare per Unima in lungo e in largo. Era da un bel po' di tempo che non lottavi seriamente, vero? Non fraintendermi, non te ne faccio una colpa, però. Dal momento che sono infinitamente più forte di te, campione, prenderò io il comando di Unima. E per prima cosa ordinerò agli allenatori di rimettere in libertà tutti i Pokémon. Ti scongiuro! Non farlo! Non distruggere il legame tra uomini e Pokémon! Abbiamo lottato entrambi per far valere le nostre convinzioni. E alla fine ho vinto io. A questo punto puoi solo tacere. Ti stavo aspettando. Hai con te la pietra, proprio come accadeva nella mia premonizione. Il tuo chiaro lite sta reagendo alla presenza di Zekrom. Questo però non è un posto adatto ai Pokémon drago leggendari. Sorge alle profondità della terra, castello del Team Plasma! Avvolgi la Lega Pokémon nella tua maestosa stretta. Quello che vedete è il castello del Team Plasma. Dalla sua sommità gli ordini del sovrano riecheggeranno in tutti gli angoli del regno. Vedrai anche tu verrai anche tu con me al castello e lì si decideranno le sorti di Unima. Se sarà un mondo dove i Pokémon sono liberi dal gioco umano, oppure un mondo in cui uomini e Pokémon continuano a vivere fianco a fianco, lo deciderà chi di noi due dimostrerà di avere convinzioni più salde. Ok, fare la voce di N è davvero un problema. Nardo, guarda come sei ridotto. Un campione della tua levatura non merita tutto questo. Ce l'hai fatta ad arrivare fin qui, complimenti. Io in un modo o nell'altro ce l'ho fatta passare. Non è stato per niente facile, però. Bravo, davvero bravo. Ho capito cosa volevo, così sono riuscito a diventare più forte. DFDL, cerca di far ragionare N.
Digli che c'è chi è diventato più forte grazie all'aiuto dei Pokémon. E spiegagli che anche i miei Pokémon sono diventati più forti stando accanto a me. Ho perso. Pensavo che sarei riuscito a mettere a tacere quella peste che sproloquia dei sogni del tutto insensati. Pensavo che, vedendo l'affetto che lega me ai miei Pokémon, avrebbe cambiato idea. Chi si aspettava che le sue convinzioni fossero altrettanto forti? Fa attenzione, è sempre stato così. Chi insegue un sogno è capace di cambiare le sorti del mondo. Ti prego, DFDL, se Pokémon e uomini vivranno separati, non ne nascerà niente di buono. È questo che deve far capire a N. Sarà fatto. Sarà fatto. Comunque, avete capito perché questo non sarà l'episodio finale? Esatto. Adesso dobbiamo andare di qua. E questa è una cosa che adoro. Mi è venuto in mente adesso, è una cosa che adoro. È una cosa che adoro. Il fatto che il gioco non finisca col campione. Voi affrontate i Super 4 e poi non affrontate il campione, perché c'è ancora il Team Plasma da sconfiggere. E i Sette Saggi anche. Prosperità ai miti, castigo ai rivoltosi. La virtù non è mai tanto bella come quando combatte il vizio. Pratica senza dottrina è come crusca senza farina. Crusca. Errare umano, perseverare diabolico. È meglio ricorrere al re che ai suoi ministri. Come il cielo non ha due soli, così il popolo non ha due sovrani. Avete finito con le vostre frasi fatte? Devo andare ad affrontare N. Non permetteremo che al nostro sovrano succeda qualcosa di male. Se il grande piano di Gecis fallisse, sarebbe la fine per N. Preparati ad affrontare tutti noi e assapora la sconfitta. E siete davvero convinti di farcela? Ma guarda, pensavo che ormai tu fossi allo stremo da FDL. Ma tu sei quello di Libecciopoli, che ci fai qui? Zh, e non sono solo. Oh, come mi dispiace. Non solo siamo più forti di voi, ma siamo anche molti di più. Acciderba e Capipalestra! Come potevamo non occuparci del Team Plasma? Non saremmo dei bravi Capopalestra altrimenti. E poi ce l'ha chiesto anche Bell, non potevamo dire di no. Forza, andrà tutto bene. Andrà tutto a meraviglia. Sei tu ad avere il chiarolite. È opportuno che vada avanti tu. Ok, andremo avanti. Intanto dall'altra parte c'è qualcosa. Sì, perché questa è tutta un'area da esplorare, se non l'avete capito. Sì, esatto, ci sono anche strumenti da trovare qua. Non credo nascosti, quindi non attiverò il ricerca strumenti perché... no. Anche se ci fossero, chi se ne frega, non è un problema mancare qualche strumento. Ci sono tutte queste stanze. Io voglio entrare in tutte queste stanze, perché alcune sono davvero molto interessanti. Una in particolare. Ah, qua c'è un po' di Team Plasma. Noi del Team Plasma ci siamo serviti dei Pokémon presi agli allenatori. Poveri Pokémon, che vita grama devono aver fatto. Sempre costretti a eseguire gli ordini di chi li comandava. Ok, va bene. E quest'altro tizio cosa mi dice? Il nostro sovrano N ha mostrato di essere più forte del campione. Molti allenatori lo ammireranno e saranno felici di essere governati da lui. In altre parole, faranno tutto quello che il Team Plasma dirà loro di fare. Ok, perfetto. Wow. Questa stanza non era niente di che. Seguimi. Chi è che ha parlato? Ah, tizio del trio oscuro. Non preoccuparti. In questo castello puoi far riposare i Pokémon e anche usare il PC. Ho premuto A per sbaglio. Prima di tutto è meglio far riposare la tua squadra di Pokémon in quella stanza. È desiderio di N che tu giunga nel cuore del suo palazzo al massimo della forma. Ok. E qua dentro ci sono queste due tizie che abbiamo visto nell'intro del gioco. Io sono la musa dell'amore.
Caro allenatore, che sei alla ricerca di N, riposa per un po'. Ok, abbiamo rimesso in sesto la squadra. Ora tu e i Pokémon siete nuovamente in piena forma. Ricorda che gli allenatori non lottano allo scopo di ferire i propri Pokémon. Anche N lo sa nel profondo del cuore, ma forse non è ancora capace di ammetterlo. Troppi giorni tristi e solitari ha passato al castello. Ok, e l'altra tizia cosa ci dice? Io sono la musa della pace. Porto la tranquillità a N. Fin da piccolo N, crescendo assieme ai Pokémon, ha vissuto lontano dagli uomini. Pokémon traditi dai loro allenatori, maltrattati e feriti dagli uomini. Erano questi i Pokémon che Gecis li portava. N ne ha condiviso il dolore, pensando solo ed esclusivamente al loro bene. Ed è così che ha deciso di mettersi a perseguire gli ideali. N, un ragazzo così innocente e impuro. Ma non c'è nulla di bello, di più bello e al tempo stesso spaventoso dell'innocenza. Ok, perfetto. Possiamo uscire, allora. E entrare anche in quest'altra stanza. Ok, altri tizi del Team Plasma. E c'è uno strumento, che cos'è? Una pozione Max. Così a caso, dentro al castello del Team Plasma. Ok. Tizio. Il castello è stato costruito in gran segreto, sfruttando il lavoro di Pokémon presi anni fa. Nessuno se n'è mai reso conto. Ok. Quindi anche voi sfruttate i Pokémon e poi fate la predica agli altri. Bravi, bravi. È pazzesco! È andato tutto secondo i piani di Gecis, tutto! Mi chiedo come riesca a manipolare così abilmente il cuore delle persone. Ok, possiamo uscire. E salire al prossimo piano. Ok. E in questo piano la stanza, vero? Vabbè. Entriamo qua. E c'è questo tizio. Pensa che siamo riusciti a intrufolarci nel sistema memoria Pokémon di tutti i PC. Non appena il nostro sovrano avrà emesso l'ordine, prenderemo i Pokémon dal box per ridare loro la libertà. Che cosa orribile. Che cosa orribile. Comunque qua c'è un PC che si può usare tranquillamente. Io non lo userò perché ho la squadra già a posto. Ehi, è stata una bella sorpresa, eh. Il castello è il cuore del progresso scientifico del Team Plasma. O meglio, di Gecis. Ok, perfetto, possiamo andare avanti. Andare avanti. Qua dentro, magari. E c'è solo un tizio del Team Plasma e uno strumento. Prendiamo lo strumento, che è un revitalizzante Max, che non fa mai male, dopo tutti quelli che abbiamo usato contro i Super 4. Il mio compito era di prendere i Pokémon agli allenatori. Ed è per aiutarmi che N mi ha affidato i Pokémon che sono con me. Non me ne sono mai più separato. E ora, a pensarci, non riesco neanche a immaginare di poterli perdere. Mi sa che non sono molto portato per far parte del Team Plasma. Ok, possiamo andare via. Nella prossima stanza. Ok, c'è un tizio con un Patrat e altri due tizi del Team Plasma. Questo Pokémon si è proprio affezionato a me. Eppure per me non è altro che uno strumento come tanti. Che strano. Ok, va bene. Ormai non mi servono più gli strumenti per catturare i Pokémon. E ci dà una Ultra Ball. Così a caso, va bene, grazie. Vuoi andare alla Lega Pokémon? Sì, ci andrò. Prima della prossima parte. Ok, possiamo andarcene. E salire al piano superiore. Quando lotterai con N, capiremo se è lui l'eroe paladino degli ideali. E capiremo anche fino a che punto tu voglia difendere questo mondo in cui uomini e Pokémon vivono fianco a fianco. Ci siamo appena visti giù dalle scale. Quella stanza è il mondo in cui è cresciuto N. A me ormai non fa più alcun effetto, ma sono sicuro che a te... Beh, non può lasciarti indifferente. Questa è la stanza interessante di cui vi parlavo prima. È la stanza di N.
Ok. Non ho voluto parlare lì dentro. Perché credo che la musica e l'atmosfera che si respirano in quella stanza parlino. Parlino da sole. Credo che la parola distruzione e disordine siano le parole giuste per descrivere questa stanza. La stanza in cui è cresciuto N. Voi immaginatevi di crescere in una stanza del genere. Io probabilmente impazzirei. Va bene, visitiamo le altre stanze, va? Eccoci qua, qua c'è solo una... Ah, c'era anche un tizio nascosto dietro la statua, va bene. C'è una Pokéball, una ricarica totale, ok. Ci può servire, sì. In altre regioni lontane il Team Galassia e il Team Rocket si sono esposti troppo. E per questo sono stati sconfitti. Ok. Sì, va bene. Possiamo andare in questa ultima, credo. Credo ultima stanza. C'è un tizio dietro le statue anche qua. No, ci sono due tizi che parlano, però. Parliamo con loro. Possiamo usare tutta la nostra forza per prendere i Pokémon, ma la gente finirà comunque per ribellarsi. Si convinceranno a lasciarli andare solo quando riusciremo a controllarne i cuori. Gli allenatori che fino a ieri amavano i loro Pokémon oggi li lasciano andare. Domani altri allenatori metteranno i loro Pokémon in libertà. Ok. Ok. Avete delle idee davvero molto perverse. Possiamo salire. E ragazzi, ci siamo. In questa stanza ci aspetta N. Non c'è altro di qua, vero? Ok. Dicevo, in questa stanza ci aspetta N. E io vorrò affrontarlo nella prossima parte. Il finale di Pokémon Nero. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Pokémon Nero. Ciao!